Il palio straordinario si correrà il 20 ottobre, domani alle 18:30, Consiglio Comunale straordinario chiamato a votare la decisione finale. Ato Sud 6 Toscana, parte il processo sulla maxi gara su misura da 3,5 miliardi di euro, udienza preliminare fissata per il 29 novembre. Eternit a Siena, nei magazzini del comune, la nuova amministrazione ha effettuato un sopralluogo. E adesso lo sport, la Robur si presenta ai tifosi e riporta in bianco e nero Nicola Belmonte. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV. Come avete sentito dai nostri titoli in apertura, il palio straordinario si correrà il 20 ottobre. È quanto emerso al termine dell'incontro che si è svolto oggi pomeriggio tra sindaco, questura, prefettura e priori. Domani alle 18:30 Consiglio Comunale straordinario chiamato a votare la decisione finale. Il sindaco ha annunciato questa mattina in conferenza stampa che lascerà liberi tutti i consiglieri di votare a prescindere dalla ragione politica. Inoltre ha fornito interessanti dettagli tecnici proprio al riguardo. Sentiamo. Delicato, evidentemente. Siamo in un periodo dell'anno delicato e questo è chiaro. I tempi noi li troviamo perché quello che noi stiamo facendo è il rispetto di una volontà popolare, niente di più e niente di meno. E se la volontà popolare mi dice che c'è questa volontà e il Consiglio Comunale ratifica questa volontà popolare, io credo che il Comune abbia il dovere di trovare le date e i tempi tecnici utili per rispettare questa volontà popolare. Se poi mi domandi se questo è un periodo dell'anno adatto a fare un palio straordinario, ti dico, diciamo che è un periodo rischioso per quanto riguarda il Giove Pluvio e tutto quello che può comportare. E proprio riguardo al palio straordinario non possiamo non ricordare alcuni aneddoti riguardanti il passato. A riproporceli Maurizio Bianchini. Allora, intanto il palio straordinario è straordinario sotto tutti i punti di vista, perché non ha niente a che vedere con le regole del palio ordinario, quindi dell'estrazione delle contrade, eccetera. Può essere fatto tutto in tempi molto più ristretti. Diciamo che partendo dal dopoguerra, grosso modo, sono stati tanti pali straordinari. Il primo, quello del dopoguerra, quello del 45, passato alla storia come il palio della pace, venne richiesto addirittura la sera del 16 agosto del 45, dopo il palio ordinario, venne richiesto a gran voce dai senesi che, dopo essere stati assenti da piazza per tutto il conflitto bellico, chiedevano a gran voce il palio. Il sindaco, che non era molto d'accordo, ebbe la pensata non troppo felice di mettere a scelta i senesi, dice: volete me o il palio? E i senesi scelsero il palio e quindi il palio venne corso addirittura il 20 d'agosto, quindi 4 giorni dopo quello ordinario. Gli anni 60 iniziano con il palio straordinario del 1960, corso il 4 settembre per ricordare i 700 anni della battaglia di Montaperti. Però in quell'anno lì ci furono anche le Olimpiadi a Roma e quindi si abbinò questi due eventi, Montaperti e le Olimpiadi, che poco avevano in comune, ma che comunque, insomma, dettero la motivazione sostenuta subito da tutte le contrade per correre questo palio. Cambiamo adesso argomento. Ato Sud 6 Toscana, parte il processo sulla maxi gara su misura da 3,5 miliardi di euro. L'udienza preliminare è fissata per il 29 novembre. 6 gli imputati. Ma vediamo il servizio. È stata notificata dal GIP di Firenze Francesco Bagnai e fissata per il 29 novembre l'udienza preliminare del processo per il maxi appalto per la gestione dei rifiuti nell'area dell'Ato Toscana Sud, che copre le province di Arezzo, Siena, Grosseto e una parte di quella di Livorno. Uno scandalo di mai dimensioni che nel 2016 ebbe al centro un maxi appalto ritenuto truccato dagli inquirenti da ben 170 milioni di euro all'anno per 20 anni per un totale di 3,5 miliardi e che ha scatenato la bufera, portando al commissariamento biennale di 6 Toscana, disposto da Raffaele Cantone dell'ANAC.
Sono 6 gli imputati per i quali vi è richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla Procura fiorentina lo scorso 23 ottobre 2017. L'ex direttore generale di Ato Toscana Sud Andrea Corti, Eros Organni, gli avvocati fiorentini Valerio Menaldi e Tommaso Donza, i vecchi amministratori di RT Progetto 6 Marco Buzzichelli e Fabrizio Vigni, imputate anche 2 società, Sei Toscana e Senambiente. Le accuse sono molto pesanti e vanno dalla turbativa d'asta alla corruzione fino all'induzione indebita. Secondo i PM fiorentini Leopoldo De Gregorio e Rodrigo Merlo, la gara di appalto fu indetta da Ato con metodi fraudolenti su misura per far vincere RT Progetto 6, poi Sei Toscana, inserendo clausole e oneri al fine di scoraggiare eventuali concorrenti. I 6 imputati, secondo l'accusa, avrebbero concorso alla gestione della gara di appalto, promettendosi reciprocamente utili, vantaggi e remunerazioni. Ad esempio, Corti sarebbe stato ricompensato con un capitolo somme a disposizione del bando da 120.000 euro, oltre a vari incarichi professionali. Cambiamo ancora argomento. MPS valuta cessioni immobiliari per 1 miliardo di euro. La banca ha avviato il processo per cedere un pacchetto di immobili attraendo l'interesse di investitori italiani ed esteri. Andrea Rati. Banca Monte dei Paschi di Siena sta valutando la cessione di un pacchetto di immobili, tra cui molte filiali ormai chiuse, altre strutture di proprietà della banca, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro, nel quadro del piano di ristrutturazione concordato con le autorità europee. Secondo quanto riporta Milano Finanza, l'iter di vendita sarebbe iniziato già a primavera, con i primi sondaggi sul mercato, condotti da Duff e Phelps Rigg, e avrebbe attratto l'interesse di investitori sia italiani che stranieri, tra cui Lone Star, Blackstone e Heinz. I gruppi avrebbero avviato approfondimenti o sull'intero portafoglio o su tranche specifiche. Milano Finanza riporta infine che procede il processo battezzato Project Morgana, che prevede la dismissione di un pacchetto di crediti deteriorati in leasing e unlikely to pay, per un controvalore nominale superiore a 2 miliardi di euro. Intanto a Piazza Affari il titolo MPS scambia in territorio negativo. Alle 10.09 perde lo 0,17% a 2,285 euro. Eternit a Siena nei magazzini comunali, ci eravamo già occupati della vicenda che da molto tempo preoccupa la cittadinanza e soprattutto i residenti di via Nino Bixio. Questo pomeriggio la nuova amministrazione ha effettuato un sopralluogo, vediamo. Magazzini del comune in Eternit, un problema che affligge la città ed in particolare i cittadini residenti in via Nino Bixio, che da molto tempo si ritrovano a combattere con questa situazione. Una problematica che avevamo già sollevato alcuni mesi fa, con un'inchiesta riguardante proprio i capannoni del comune in via Passaggio di Doccino, una traversa di via Nino Bixio. Oggi il sindaco Luigi De Mossi ha visitato i magazzini facendo un sopralluogo per valutare le condizioni delle strutture e le possibili soluzioni. Questa è stata una sollecitazione da parte dei cittadini, credo sia importante che rendersi conto delle situazioni e delle criticità che vengono lamentate. Questa copertura l'abbiamo ereditata, non è che questa amministrazione l'ha fatta. Devo anche dire che poi fino a un certo periodo di tempo l'Eternit era considerato una copertura come un'altra. Ho visto che l'ufficio patrimonio ha fatto fare dei controlli sulle polveri e risulterebbe tutto negativo, quindi da questo punto di vista si può stare tranquilli per la salute. Certo, il problema rimane, perché un tetto in Eternit oggi come oggi non può rimanere in essere. È chiaro che io dovrò fare dei controlli, dovrò verificare anche a livello di bilancio cosa fare per smaltire questo materiale, evidentemente. Per quanto riguarda la destinazione c'è stato degli interessamenti sia dell'Università per Stranieri anche della pubblica assistenza per quanto riguarda queste aree. Ma ora anche rendendomi conto, grazie a voi, che c'è un percorso pedonale molto interessante che porta fino alla stazione, voglio fare un ragionamento per tutto tondo. Rispetto ai tempi bisognerà un po' vedere a livello di bilancio come siamo messi. Se questi dati sulle polveri sono confermati, vorrei rassicurare i cittadini riguardo alla loro salute, però il problema rimane, sussiste e va risolto. Fervono i preparativi per l'ultimo venerdì di settembre. I ricercatori di tutta Europa si stanno preparando a festeggiare la loro notte, un appuntamento molto atteso anche a Siena, inoltre Siena TV sarà media partner. Parlo della notte dei ricercatori, vediamo.
Torna il 28 settembre, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, notte che animerà le strade e le piazze anche di Siena, in contemporanea con quella di tante altre città toscane europee. Attraverso il progetto Bright, anche quest'anno l'Università di Siena coordina l'organizzazione di questo grande evento in Toscana, finanziato dall'Unione Europea e dalla Regione, con la partecipazione dell'Università di Firenze e Pisa, dell'Università per Stranieri di Siena, della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna, della Scuola Normale Superiore e dell'IM di Alti Studi di Lucca. Tante le novità in cantiere per il programma 2018, con un ricco cartellone di esibizioni, esperimenti, seminari e spettacoli che si allarga quest'anno al giorno successivo, con appuntamenti anche il 29 settembre. Come ha ricordato il rettore dell'Università Francesco Frati, che ha incontrato nella sala consiliare del rettorato partner della Notte dei Ricercatori. Una giornata fittissima di eventi dedicati alla scienza e alla cultura. Le strade della città saranno invase da ricercatori che porteranno esperimenti, seminari, esibizioni sui temi cibo e salute per tutti, vita e tecnologie, meraviglie naturali, società di oggi e di domani, patrimonio culturale europeo. Altri eventi dedicati alla ricerca sono previsti anche per la notte tra il 28 e il 29 settembre e il 29 mattina, mentre per i più piccoli sarà avviato anche il coinvolgimento delle scuole in attività di avvicinamento alla ricerca in relazione al tema del cambiamento climatico. Anche l'anno europeo del patrimonio culturale sarà uno dei filoni tematici esplorati durante la notte, assieme al cinema e allo sport, che parteciperanno come nuovi protagonisti del racconto dell'affascinante lavoro di ricerca. La serata si concluderà con il concerto dello Stato Sociale in Piazza del Campo alle ore 21, ad ingresso libero. La band bolognese concluderà il suo tour Una vita in vacanza con la tappa senese. Il presente e il futuro delle scienze e della vita in Toscana, sarà questo il tema al centro delle due giorni di lavori in programma domani e sabato, che riunirà a Siena gli stati generali delle Life Science. Generiamo il futuro è il titolo dell'iniziativa, ce ne parla Andrea Paolini, direttore di Toscana Life Science. Vediamo. È una due giorni sulle scienze della vita, un settore sicuramente strategico per il nostro territorio, non solo quello senese ma in senso allargato quello regionale. La regione voleva sottolineare il lavoro fatto fino a qui e quello che in prospettiva ci vedrà tutti i protagonisti, la componente pubblica, quella privata, le università, le imprese, il sistema sanitario, e quindi ha deciso di fare questa prima conferenza che sia un po' il punto di partenza sulle nuove strategie per le scienze della vita a due giorni a Siena, che a noi ci fa molto ovviamente onore e piacere in quanto abbiamo lavorato tanto anche per questo obiettivo. In più sarà anche l'evento PORFESR annuale, cioè l'evento regionale dedicato a quelli che sono i fondi della Commissione Europea che sono destinati alle regioni. Saranno due giorni che hanno sostanzialmente due location, quindi a Giurisprudenza, il complesso Mattioli che è a Porta Tufi, dove ci sarà la plenaria del venerdì mattina e la plenaria del sabato mattina, più nel pomeriggio ci saranno cinque sessioni parallele, di cui tre sempre a Mattioli e due invece dentro il complesso del Santa Maria della Scala, perché in una maniera abbastanza innovativa abbiamo dedicato anche una sessione al welfare culturale, quindi quelli che sono i benefici della cultura sulla salute. La Chigiana apre nuovamente le porte al coro di Voci Bianche, progetto iniziato 4 anni fa. Sentiamo le parole in merito del direttore Raffaele Puccianti. Torna protagonista con delle nuove audizioni per quest'anno. È ormai il quarto anno che il coro opera nella città di Siena e anche quest'anno appunto vogliamo invitare nuovi ragazzi, nuovi giovani per questa attività molto bella della Chigiana, attività formativa che anche diciamo, prevede dei concerti, quindi dei momenti in cui i ragazzi si possono esibire sia all'interno della città di Siena che anche fuori, all'esterno, e quindi insomma aspettiamo nuove leve importanti per il proseguo dell'attività. Il progetto è partito appunto 4 anni fa per volontà dell'Accademia Chigiana e chi può partecipare? Tutti i ragazzi, tutti i giovani, compresi da circa 7-8 anni fino a 15-16 per quanto riguarda le ragazze, e per i ragazzi, per i maschi, diciamo almeno fino al cambio, alla muta della voce. Torna nella vecchia fattoria, gli animali della campagna arrivano in fortezza. Vediamo il servizio.
Sabato 15 e domenica 16 nella fortezza Medicea di Siena si riscopre la vita contadina con la terza edizione di Nella vecchia fattoria, l'appuntamento con il villaggio accampamento per grandi e bambini alla scoperta degli animali e dei mestieri di una volta, un fine settimana all'insegna di giochi e di creatività. Torniamo per il terzo anno, un evento importante, l'altro anno ha visto stimate circa 15.000 persone. La fattoria si riempie nuovamente di animali, di iniziative, un percorso fatto per i bambini, per le famiglie, ma non solo, anche per i turisti, per fargli vedere la nostra realtà, le nostre tradizioni. Speriamo in un bel tempo, sicuramente ci sarà, insomma vi attendiamo numerosi. Il Comune di Siena per il terzo anno ci dà un contributo molto importante, ci permette di fare l'evento, a parte qualche piccolo sponsor, e la nostra attenzione è di reinvestirlo tutto nel territorio. Le uniche aziende che hanno aderito per esporre sono solo esclusivamente aziende toscane. Siamo ben felici e contenti di essere per il terzo anno consecutivo a fianco del Comune in questa manifestazione importante, perché è da sempre attesa sia da grandi che dai piccoli, e tutte quelle che possono essere iniziative come questa, tese a ricreare e a riscoprire quelle che sono le tradizioni culturali del territorio, a valorizzare e a crescere il valore per la comunità, è una cosa che interessa, perché come Banca Monte dei Paschi interessa crescere, interessa investire su quello che è il futuro dei nostri clienti, e sicuramente i bambini di oggi saranno poi gli adulti del domani e quindi sicuramente persone con le quali ci confronteremo. Passiamo adesso alle notizie dalla provincia, la Valdelsa. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini e della lista civica Insieme Poggibonsi sulle condizioni del Ponte Carfini, ANAS ha dato rassicurazioni sulla staticità dell'opera. Vediamo. Una questione di sicurezza sollevata dai cittadini e successivamente dalla lista civica Insieme Poggibonsi è girata subito all'amministrazione comunale. Si tratta delle condizioni in cui versa il Ponte Carfini, che si trova all'altezza del Parco della Magione di Poggibonsi, al chilometro 21 del raccordo Siena-Firenze. Le immagini mostrano un evidente degrado, tant'è che la principale forza di opposizione aveva immediatamente chiesto una verifica al sindaco David Bussagli. Da parte sua il primo cittadino aveva accettato la proposta di far monitorare il ponte onde evitare potenziali rischi, ma sullo stato di salute del Ponte Carfini è stato direttamente ANAS a fornire rassicurazioni, spiegando che il fisiologico deterioramento degli strati superficiali del calcestruzzo, causato nel tempo dagli agenti atmosferici, non influisce sulla staticità dell'opera, per cui non ci sono rischi, a parte lo stato di degrado del ponte. Ma questa è un'altra faccenda. Gli interventi di risanamento saranno programmati nell'ambito delle normali attività di manutenzione della rete stradale, dice ANAS. Riguardo la sua azione di monitoraggio delle opere, come ponti e viadotti, l'ente specifica che sono oggetto di controlli che avvengono ogni 3 mesi ed in maniera più approfondita una volta all'anno. Sulla base di questo processo continuo di ispezioni e controlli, viene programmato il piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, puntualizza ANAS, che dopo la tragedia del Ponte Morandi si è trovato bersagliato di segnalazioni. Ancora Valdelsa, torniamo tra l'altro anche a parlare di Sei Toscana, questa volta per un fatto di cronaca, perché il sindaco di Colle Valdelsa, Paolo Canocchi, punta il dito su Sei Toscana e Sen Ambiente per l'incendio che a luglio ha colpito la ditta Ruci. Vediamo. Nell'ultimo consiglio comunale di Colle Valdelsa, il sindaco Paolo Canocchi ha puntato il dito su Sei Toscana e Senambiente, parlando dell'incendio che a luglio colpì l'azienda di trattamento di rifiuti Rugi. Mi sono fatto l'idea, dice Canocchi, che la responsabilità morale di quello che è successo abbia dei nomi, Sei Toscana e Senambiente. Una presa di posizione netta e forte quella del sindaco di Colle Valdelsa. Per Canocchi il ciclo dei rifiuti ha trasformato l'impresa Rugi da azienda di trattamento in azienda di smaltimento. Il primo cittadino ha commissionato uno studio successivamente all'incendio in cui, dice il sindaco, è stato evidenziato che l'autorizzazione ambientale stabilisce i rifiuti che possono entrare in azienda ma non quelli che possono stare in deposito, e ciò che è bruciato è stato il frutto della raccolta differenziata delle stazioni ecologiche di tutta la provincia. Canocchi ha spiegato che Sei Toscana affida alla Ruggi la raccolta delle stazioni ecologiche, l'azienda separa i rifiuti e ne riduce il volume triturandoli per poi smaltirli da chi gliele ha dati.
rifiuti che secondo il sindaco sarebbero andati a finire nella discarica di Abbadia San Salvatore in quanto sistema più economico e compatibile con il prezzo di conferimento. Il ciclo dei rifiuti è un tema da affrontare, sottolinea Canocchi, nei termini di un'autorizzazione che preveda che quelle enormi quantità non debbano stazionare, sempre tutelando e difendendo l'azienda che rende un servizio importante e crea occupazione. Adesso la Val d'Orcia, torniamo sulla questione incuria e pericolo della celeberrima balena bianca di Bagni San Filippo, un dopo che una giovane di Follonica è caduta rischiando la vita dopo essere arrampicata sulla parete calcarea delle terme naturali. Lorenzo Agnelli. Ancora una caduta, una tragedia sfiorata a Bagni San Filippo. In tanti, troppi, non resistono al desiderio di camminare nei bianchi piccoli sentieri creati dalle acque solforose della balena bianca di Bagni San Filippo. Ieri, infatti, a cadere dalla scogliera è stata una giovane di 22 anni di Follonica. Era giunta nell'area dove scorrono le acque calde termali con un amico per trascorrere un pomeriggio diverso. Mancava poco al calar del sole quando la ragazza, prima di rientrare a Follonica, si è avventurata negli scivolosi spessori calcarei ed è scivolata, cosa che accade a tanti, non riuscendo a riprendersi. È volata in acqua dopo aver urtato nella parete di calcare, un impatto violento che ha richiamato l'attenzione del suo amico e dei presenti. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari e gli uomini dell'arma del nucleo radiomobile della compagnia di Montalcino. La ragazza, pur cosciente, presentava traumi importanti, per questo è stato chiesto l'intervento di Pegaso con la quale la giovane è stata trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi. Qui, dopo i primi accertamenti, si trova ancora ricoverata. Non è in pericolo di vita, neppure grave. 5 sono i giorni di prognosi, il tutto salvo complicazioni. Il ricovero è stato disposto proprio per fronteggiare eventuali complicazioni che possano derivare da traumi. Anche per questa volta è andata bene, resta però il problema di fondo, quello della sicurezza dell'area e quello del rispetto delle norme. Il comune di Castiglione d'Orcia cerca di fronteggiare una situazione che specialmente nei mesi estivi si fa sempre più pesante e difficile. Le ordinanze con una serie di divieti e prescrizioni ci sono, ma vengono a fatica rispettate. Infatti gli agenti della Polizia Municipale e dei Carabinieri non possono di certo presidiare l'area per un'intera giornata. Ecco quindi che il tema di fondo è quello di pensare ad un progetto che preveda di recintare l'area. La proprietà in più è privata ed il comune può solo agire in autotutela. Di certo occorrono provvedimenti prima che sia troppo tardi. E adesso apriamo la nostra pagina sportiva. La Robur si presenta ai tifosi e riporta in bianconero Nicola Belmonte. Sentiamo Guendalina Guidarelli. Entusiasmo e voglia di riscatto in piazza Tolomei mercoledì sera in occasione della presentazione ufficiale della Robur Siena 2018-2019. Presente rosa, staff e dirigenza al gran completo, con in prima fila la presidente Durio, che ha ribadito la sua fiducia alla squadra. Non ha mancato l'importante appuntamento neppure il sindaco De Mossi, che proprio ieri ha annunciato di aver denunciato per abuso il commissario FIGC Fabricini. La grande novità della serata, insieme alla consegna delle maglie da gioco, è stato Nicola Belmonte, ufficializzato dopo la trattativa andata avanti nelle scorse settimane. Il difensore, classe 1987, svincolato dopo un triennio col Perugia in B, torna in bianconero dopo l'esperienza tra il 2011 e il 2014, dove ha disputato anche la Serie A. Avrà il numero 15 e darà un contributo di esperienza e qualità notevoli per la categoria. Sì, è stata un'estate durissima per quanto mi riguarda. Secondo me è una batosta per il calcio italiano perché non so definirla, forse l'avvocato può dire di meglio e niente, noi comunque ci siamo e stasera presentiamo i ragazzi a tutti i tifosi che naturalmente spero siano sempre più numerosi. Adesso il basket, la Home Sharing Menzana torna ad allenarsi dopo la vittoria contro Rieti e si prepara al prossimo match sabato alle 19 a Chiusi contro la Virtus Roma. Sentiamo le parole di Alex Ranuzzi. Iniziano ad essere dei bei test anche perché iniziamo ad avere una condizione, il lavoro di basket fatto in palestra assieme si inizia a vedere, iniziamo ad avere un po' più di chimica e siamo una squadra nuova e quindi dobbiamo conoscerci tutti, compreso l'allenatore, compreso il sistema, dobbiamo entrare in confidenza l'uno con l'altro e quindi direi che oggi nel processo di costruzione della squadra abbiamo fatto dei passi in avanti, ci sono ancora
alcune cose da migliorare, alcune regole da affinare, come è normale che sia in questo periodo dell'anno. E poi però c'è stato un grande impegno da parte di tutti, chi aveva più energie, chi meno, però lo spirito è stato alto da parte di tutti e c'è stata anche una bella unione di squadra. La sinergia che si inizia, su cui abbiamo lavorato, si inizia a vedere e speriamo di continuare, anzi vediamo di continuare a migliorare, e ripartendo dalle cose buone fatte e continuando a fare dei passi in avanti. Dal mio punto di vista personale sta andando bene, abbiamo lavorato le prime settimane in maniera molto equilibrata, lavorando molto sul fisico, sulla preparazione fisica e mettendo dentro qualcosa di basket in maniera molto equilibrata, con quale proprio mirata, di generico, niente di specifico, e secondo me si sta lavorando veramente bene. Adesso il volley, l'Ema Villa Sestena prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni, tra cui il primo test match contro Sora, prima dell'avvio della stagione in Superlega. Sentiamo le parole di Michele Federizzi. No, significa tantissimo, perché vuol dire aver raggiunto l'obiettivo che mi ero posto personalmente venendo qua a Siena, che l'obiettivo che la società aveva, che era appunto quello di salire in Superlega. Quindi sono sensazioni già dai primi giorni molto belle. Siete partiti, ormai ha preso il via da questi primi giorni, cosa si può dire anche di il primo impatto, le prime sensazioni anche rispetto al roster? Ma dico che siamo fortunati, perché di fatto abbiamo solo 3 giocatori che mancano, quindi siamo quasi al completo, e allenarsi già dall'inizio subito tutti quanti è secondo me un grande vantaggio. E vedo che ci sono tanti ragazzi giovani, anche la prima esperienza in Italia, quindi sarà interessante vedere come la gireranno anche loro. Chiudiamo con l'Open Day della Polisportiva Menzana. La Polisportiva Menzana apre le porte il 23 settembre e tutti gli impianti sportivi della società biancoverde quindi avranno la possibilità di ospitare tutti coloro che poi potranno iniziare anche insieme ad atleti e tecnici le discipline. Partiamo con l'intervista realizzata al pattinaggio corsa, Laura Perinti, che ci spiega quindi cosa avverrà proprio quel giorno. Vediamo. La Polisportiva apre le porte alla città di Siena, a tutti i bambini, ragazzi, adulti che vogliono provare, cimentarsi in tutte le discipline, tutte le sezioni, in tutti gli sport che la Polisportiva porta avanti. Quindi è un'occasione, ogni sport mette a disposizione impianti, allenatori, staff tecnici, attrezzatura per dare l'opportunità in una totale libertà e anche in un clima di sport, di spensieratezza, di bellezza, di quello che lo sport è in realtà, l'opportunità di provare e poi logicamente speriamo che tutti questi bambini possano decidere e restare a svolgere uno dei tante attività della Menzana, della Polisportiva. In particolare io, come direttore tecnico del pattinaggio corsa, logicamente invito tanti bambini, tanti ragazzi a venire a provare questo bellissimo sport. Il pattino è divertimento, è leggerezza, è un attrezzo che veramente sviluppa tante capacità del bambino, dalla coordinazione all'equilibrio. È una, diciamo, lo dico sempre ai bambini, pattinare è come sentirsi avere sotto un'appendice più lunga del piede, no? Il pattino che fa parte integrante del proprio corpo, e quindi con quello certamente stimoli fortemente il bambino, soprattutto piccolo, a maturare, a migliorare tutti gli schemi motori di base, avere delle sensazioni e capacità propriocettive all'ennesima potenza veramente, e quindi oltre logicamente al divertimento massimo, perché insomma, per chi non l'ha provato, pattinare si può paragonare alla bicicletta, allo sci, è una sensazione veramente di libertà e di leggerezza notevole.
E Sena TV tra l'altro sarà anche media partner dell'evento. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio a Roburopoli, nuovo format condotto da Dario Di Prisco e Veronica Costa, con quindi i riflettori rivolti verso la Robu Siena, quella che è stata la serata di ieri sera, e inoltre anche tutta la questione ripescaggi, quindi a partire da adesso, quindi proprio fra pochissimi minuti, questo nuovo format Roburopoli con i riflettori rivolti verso la Robur. Poi a seguire alle 22.15 la replica del nostro TG, mentre alle 22.45 di Corse Cavalli e Fantini con Eleonora Manò. È veramente tutto, un saluto dalla redazione di Radio Sena TV.